sono il bigliettaio di là, quello che vedi ma non guardi mai. E non c'è il sole sottoterra, strana crociera, per fare fretta che finisco, rido di jazz nella tasca, leggo quel che è scritto con le dita. E gente che a Miami fa la vita, e io faccio lo schiavo sulla linea, sotto il cantina, non ci sono stelle netti, io faccio buchi sui biglietti. E finalmente è venerdì e come ogni venerdì su Telecolore c'è Corner Vibes. Ben ritrovati a tutti su Corner Vibes, spazio musicale dedicato a tutti i gruppi campani che hanno da dire tante cose e soprattutto non hanno spazio televisivo. Oggi pomeriggio siamo qui con Rosario Tedesco. Ciao Rosario. Ciao Rosario, benvenuto a Corner Vibes. Bluesman noto salernitano, cantautore, musicista, suona la chitarra, suona la fisarmonica, quindi diciamo armonica a bocca, un grande della musica, vai, una persona che ama la musica e vive di musica. Sì, soprattutto la seconda cosa. Faccio buchi, mini buchi, sempre solo buchi, mini buchi, solo sempre buchi, buchi in prima classe, in seconda classe. Faccio buchi, sempre solo buchi, mini buchi, tanti buchi, sempre solo buchi, tutti buchi, tanti buchi, sempre buchi, solo buchi. Sono il bigliettaio di là, valide e cambiate ad opera, vivo nel cuore della festa o nella testa, coriandoli come un... Siccome mi sono trovato spesso nei locali dove tu magari ti stavi esibendo, e ti ho visto molte volte fare delle cover, diciamo, hai fatto delle cover degli artisti che poc'anzi hai citato. Però so che ne abbiamo parlato, che stai scrivendo delle cose tue personali. Cioè, ma in realtà scrivo canzoni già da un po' di anni, però diciamo che le ho scritte sempre per conto mio, a casa mia, le registravo, me le ascoltavo io. Invece adesso ho l'idea, insomma, di farle ascoltare anche di pubblicarle, agli altri. Sì, quindi ci sto lavorando con maggiore impegno, vorrei formare una band, vorrei registrare un CD, insomma. Giusto per completare il tuo essere artista, perché diciamo... Non lo so. No, perché... No, io penso di sì, perché chi... Diciamo che mi piace l'idea, ecco, di stare su un palco e fare le mie canzoni. Quello volevo dire. Ci sono arrivato a 40 anni, però. No, meglio tardi che mai. Meglio tardi che mai. Tranquillamente. Cioè, ho proprio voglia di fare questa cosa. Perfetto. Biglietto fino dentro al letto, sotto questo cielo di piastrelle, e luci dei convogli sono stelle. Allora sogno è quello, è solo svago, sono un divago, e nella nebbia la banchina una vez si avvicina, per portarmi via dal buco dove faccio i buchi, tanti buchi solo, buchi sempre solo buchi, quella prende il largo, la testa è uno spacco, così resto nel mio buco a fare un altro buco. Benissimo Rosario, allora ci puoi parlare un po' dei tuoi contatti, se qualcuno che sta a casa vuole ingaggiarti oppure per vedere diciamo qualche cosa di in più, perché per è interessato, sentire per sentire qualche cosa, per sentire la tua musica, per vedere qualche video, come è possibile, come bisogna fare? Diciamo che sono su Facebook, mi si trova facilmente, insomma, digitando il mio nome e cognome, ci sto soltanto io e forse un'altra persona, quindi... Come Rosario Tedesco. Sì, però a fianco c'è scritto il suonatore di Harmonix. Ecco, precisiamo. Non ce n'è un altro, quindi. Solo buchi, tanti buchi sempre, solo buchi, tutti buchi, tanti buchi sempre, buchi, solo buchi. Sono il bigliettaio di là, alimene fino alle valoa. Non ne posso più e non mi vergogno da questa fogna di andare via, troverò un modo e appenderò il cappello al chiodo. Verrà poi quel giorno, soce, che me ne andrò per strada all'aria aperta, nei boschi inizierò il mio viaggio, pago il pedaggio, ma se il mio sogno va a puttane vaderò all'orizzontale. Faccio buchi, mini buchi, sempre solo buchi, mini buchi, sempre solo buchi. C'è da andare fuori, meglio farsi fuori. Solo un buco, un altro buco, un ultimo buco, mi metteranno in un gran buco buio senza buchi, mai più buchi, niente buchi, basta buchi, mai più buchi, mai più buchi, mai più buchi, mai più buchi. E quindi su Facebook è possibile vedere anche qualche video, qualche live, qualche cosa tua? Su Facebook si possono trovare sia i video delle canzoni
che sto scrivendo, e sia alcuni miei video relativi ai concerti blues che faccio soprattutto al Menmes Tavern, il luogo dove ho più suonato nella mia vita, quindi. Che ti ha regalato più spazi, diciamo. Sì, sì, sì. Ma ha fatto soltanto chitarra e armonica? No. Ci sarà anche batteria, ci sarà sì, anche... Sì, sì, certo. Suonati, diciamo. Sì, devo formare una band, insomma. Ah, ho capito. Bene, in bocca al lupo, allora. Va bene. E niente, io invece, Rosario, volevo chiederti di regalare un pensiero a Corner Vibes, questo spazio musicale, questa rubrica musicale che ormai ogni venerdì all'interno di Ore 12, il programma di Peppe Leone, dà spazio a tutti questi gruppi che ci vengono a trovare qua, Pande Cagnana, Velertucci, al laboratorio musicale, ci regalano questi 12 minuti di musica, ci fanno vedere a noi e soprattutto agli amici che stanno a casa quante persone, quanti ragazzi che suonano, quante energie che stanno a Salerno in campagna, e soprattutto quanti artisti che hanno tante cose da dire, cose importanti, cose profonde, e ci dimostra a noi che la musica è un bene sociale, perché certo, ti fa stare bene, ti accomuna gli altri, ti fa confrontare. Quindi regala un pensiero a Corner Vibes. La musica è veramente un bene sociale, ma un bene per ognuno di noi, è un bene anche comune. È bello che ci sia questa trasmissione, che si dia l'opportunità, insomma, a tanti ragazzi per i quali la musica è importante. Ed è difficile poi andare in TV, magari, che ne so, come diceva Piervito, gratuitamente, come facciamo anche, noi. Anche sicuramente. Tutto questo. Gli spazi sono sempre di meno e di meno, sia sì, infatti. No, perché se un format non, diciamo, non è già. Ci sono sempre meno spazi, sia per suonare dal vivo, sia per farsi vedere, sia per farsi conoscere. E se i format oppure le situazioni non sono già garantite, poche persone investono su ciò che è nuovo, però se non si investe su ciò che è nuovo, non si può permettere a chi adesso è giovane, quindi è nuovo, di crescere, di andare avanti, di portare qualcosa. Altrimenti si vedranno sempre i soliti noti in giro. I soliti famosi. È inutile che... Va bene, noi, Rosario, siamo contentissimi che sei stato qui con noi in trasmissione, ti ringraziamo. Grazie di essere stato con noi. Grazie a voi. Che dire, Piervito, io... Diciamo a tutti, come sempre, che per chi vuole partecipare a Corner Vibes è proprio semplicissimo, basta mandare un pezzo o delle informazioni sul gruppo a info@paranzavibes.com, oppure visitare il nostro Facebook o mandarci dei messaggini, il grandissimo presidente vi risponderà subito a volo. Allora, l'appuntamento è rimandato a venerdì prossimo con un'altra bella trasmissione di Corner Vibes. Io, come sempre, saluto i ragazzi di Campania che collaborano in questo progetto, Telecolore, Mary alle foto, Angelo Napoli che ci cura l'audio, Gianluca Bisogno e il laboratorio musicale. Quindi, penso, come sempre, tutti grandissimo. I soliti. La family, ok? La big family. Allora, venerdì. Un saluto a tutti. Okay, ciao. Grazie. Ha ha ha.